che la risicoltura fa riso ma produce cultura, ha delle grandi tradizioni che l'agricoltore si porta dietro, e cerchiamo di farle conoscere queste tradizioni, perché raccontano la storia del riso. L'innovazione non si fa se non si ha una storia dietro. La base di conoscenza permette di edificare. Digitale in agricoltura, per come lo interpreto io, spero che sia anche un'interpretazione di comune accordo tra i giovani in agricoltura, è sicuramente un'opportunità, deve essere un'opportunità e deve essere quello strumento che ci permette di poter dare un valore aggiunto al nostro prodotto, perché sicuramente c'è bisogno di condivisione di informazione, di esperienze e soprattutto, insomma, di tutte quelle situazioni che ci possono portare a dare un valore aggiunto e di conseguenza a migliorare nel nostro ambito produttivo. Si consente all'agronomo di dire: in questo dettaglio di campo attuiamo un'azione, in quest'altra parte del campo attuiamo un'altra azione. E quindi ecco che la semplice guida permette all'agronomo di individuare delle posizioni georeferenziate dove andare a fare delle azioni precise per ottenere dei risultati. Prima era un'azione media, oggi è un'azione mirata. We'll be right back.